Ciao, ciao a tutti, buongiorno e ben trovati. E sono in live a sorpresa, proprio sorpresona, e è una nuova rubrica che abbiamo deciso di attivare molto così sportivamente e che sarà una rubrica senza essere rubrica, un format senza format e sarà fatta un po' alla lisca di cane e parleremo di e-commerce in Cina insieme a Ivano che è appena arrivato e insieme ad Alessandro che si collegherà penso a brevissimo. Nel frattempo mandiamo la sigla di 30 secondi, Ivano. Oh, ecco, è arrivato anche Alessandro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, Buongiorno, ciao Lucia. ciao, ho annunciato l'inizio di questa nuova rubrica dedicata all'e-commerce in Cina e che sarà fatta un po' alla lisca di pesce quando ci troveremo tempo in cui ci siamo tutti e tre senza una programmazione fissa. Per cui un format senza format, insomma, una di quelle cose così. E come va? Tutto bene? Tutto bene, dai. Ci svegliamo in Tutto un'Italia. bene, In che colore siete voi oggi? Io sono giallo. Sì, anch'io. Giallo anch'io oggi. Oh, ottimo, ottimo, bene, bene. Bene, bene. Allora, come sempre per chi vuole fare domande e commenti può tranquillamente scriverli sia su Facebook che su Instagram e da Facebook possiamo mostrarli in schermo. E parliamo quindi, iniziamo a parlare di e-commerce finalmente, anche sulla China Communication parliamo di e-commerce in modo più strutturato e serio. Iniziamo a presentare in generale un po' quello che è il panorama magari dell'e-commerce in Cina e vedere, visto che è la prima live, vedere un po' quali sono le macro differenze e poi in futuro piano piano andare magari sempre più nei dettagli, ogni volta analizzare una piattaforma diversa che ne dite? Come il bello ma sì, dai, ci vediamo, sì, fra 5 minuti ci sono. Io tra l'altro volevo premettere una cosa, occupandomi molto più di Occidente, vi farò anche delle domande ogni tanto da ignorante, tra virgolette, in materia, quindi vi sosterrò in questo, diciamo così. Va bene. Allora, Ale, dai, inizia tu a rompere il ghiaccio sull'e-commerce. Sei tu il capoccia dell'e-commerce per la Cina? Fra noi Sì, tre. l'e-commerce in Cina, soprattutto l'ultimo anno, ha avuto un boom pazzesco, ma ormai praticamente in Cina si è cominciato ad acquistare anche cibo, prodotti con scadenza breve e sembra che anche se la situazione sta tornando un po' alla normalità, comunque stanno continuando ad acquistare beni come prodotti che scadono anche dopo una settimana o dopo pochi giorni, come per esempio frutta e verdura. Ci sono molte aziende anche piccole che si sono strutturate, si sono organizzate per vendere, magari fare il porta a porta, ma gli acquisti li fanno comunque online tramite WeChat o comunque delle piattaforme parallele che permettono di gestire appunto e di ricevere pagamenti online. Quindi diciamo che da quel punto di vista lì sono molto più avanti di noi. Per quanto riguarda l'e-commerce tradizionale, lì funziona in maniera diversa rispetto alla nostra, nel senso che ci sono un sacco di piattaforme, tante, tante
marketplace che non c'è questo fenomeno di monopolizzazione del mercato come si sta vedendo in Europa con Amazon, che sta facendo le scarpe ad eBay, per esempio, perché eBay, insomma, è una piattaforma che è attiva da almeno 15 anni in Europa, è ben posizionata in Europa da un bel po' di tempo, però nel giro di pochi anni Amazon l'ha quasi doppiata, se non triplicata ormai, perché il trend ormai è quello in Europa. Amazon fa comodo per la logistica, il post vendita. In Cina le piattaforme, i marketplace danno tutti una garanzia, una logistica fenomenale, perché comunque la Cina dal punto di vista della logistica è una delle migliori al mondo, perché ha un sito logistico che è capillare, riescono a dare una consegna in giornata ormai da molto tempo, saranno grosse come Shenzhen, Qingdao, Guangzhou, Beijing, quindi hanno un sistema logistico che permette a questi marketplace di vendere, di offrire dei servizi eccellenti, e si fanno la tradizione di fatto sia per i prezzi che sono molto bassi, ma anche per le condizioni di vendita per i seller, le commissioni sul venduto che si prendono. Effettivamente a mio avviso c'è un'offerta a mio avviso sana, migliore rispetto all'Occidente, perché purtroppo noi vediamo che l'Occidente, Amazon ha monopolizzato il mercato. Invece in Cina, malgrado ci siano colossi come Alibaba che stanno vendendo, comunque hanno la voce grossa perché di fatto hanno comprato diverse piattaforme, comunque ci sono aziende dipendenti da Alibaba, come per esempio JD o per esempio Pinduoduo o Shopee, che comunque stanno prosperando, stanno comunque crescendo, ma è molto importante. No, no, questo è vero. Oltre alle due grandi fazioni di ecosistemi, JD e Alibaba, ma poi in realtà bisogna anche dire che Alibaba diversifica, a differenza di JD, che comunque ha mantenuto la sua struttura unica, molto più simile ad Amazon per certi aspetti, invece Alibaba ha diversificato tantissimo, cioè ha le sue maxi piattaforme, poi in realtà ha creato un'infinità di piattaforme per ogni settore merceologico, dal settore quello esclusivo per le mamme, per cui tutto quello che è il mercato infantile, quello per la cosmetica e la bellezza, quello, cioè, è veramente incredibile. Cioè, se tu ci pensi, è una strategia abbastanza diversa dalla nostra comunque. E non so se... A me in Italia non vengono idee di piattaforme che hanno deciso di seguire una strategia di questo tipo, oltre a, vabbè, quelle poi più piccole, come dicevi tu, che restano esterne come Suning, Pinduoduo, che hai menzionato anche tu. Però, cioè, ce ne sono tantissime che appartengono all'ecosistema Alibaba e sono proprio settoriali, per cui tu sai che se tu stai cercando qualcosa di quel tipo lì, la vai a cercare su quella piattaforma per trovarla più in fretta, in pratica. Non so se hai mai usufruito, Ivano, tu lo conosci, per esempio, Ivano, tu sapevi di questa. Sì, so che c'è un grosso, cioè in Cina è organizzato quasi sempre in questa maniera qui. C'è un'azienda grande che fa da cappello a tante altre mini aziende che poi alla fine non sono altro che consociate, no? Della casa madre. Immagino che insomma colossi come JD o anche tutti gli altri siano indipendenti in qualche modo, no? Cioè, si rifanno un po'. E questo è un fatto totalmente cinese, no? Cioè dal grande al particolare, quindi una struttura prettamente centralizzata. Invece qui in Occidente quello che noto è che si sta andando verso questa settorializzazione che viene a mano acquisita da Amazon. Cioè, per esempio, quello che diceva Alessandro poco fa, prodotti freschi. C'è già Amazon Fresh, per esempio, che sta arrivando a Milano e nel giro di poche ore arriveranno questi camioncini tutti verdi Amazon Fresh che ti portano le uova, il latte, prodotti a breve scadenza, come diceva Alessandro poco fa. Questo da un lato rende il tutto un po' più sostenibile, no?
perché se ci muoviamo tutti quanti da acquistare prodotti a lunga conservazione a prodotti più freschi, questo da un lato riduce la quantità di produzione di prodotti più industriali a lunga conservazione, questo è più sostenibile per, anche per l'ambiente, da un lato, per gli animali e tanto altro. In Italia e in Occidente in generale, qual è la situazione che notiamo? Notiamo tantissimi segmenti diversi, questo dovuto anche al fatto che in Italia, ma anche in Europa, siamo abituati a avere un'idea e creare una startup, creare un qualcosa. Invece in Cina, poi correggetemi se sto sbagliando, quello che si nota è la casa madre oppure la grande azienda ha già previsto tutto e sta già pianificando per creare quelle cose lì. E chi vuole fare un qualcosa nel settore digital si affida già oppure cerca di entrare a lavorare per queste aziende, perché sarebbe, tra virgolette, spacciata se si volesse creare online una startup di questo tipo. Poi ovviamente ci saranno delle micro startup. Le vediamo magari su WeChat, no? Con i mini program, che vediamo questi e-commerce di mobili oppure, che ne so, di vino, che creano questi e-commerce, però non potranno tanto competere con i colossi che hanno messo in piedi lì in Cina. E quindi sì, qui per esempio, prendendo l'esempio del vino, abbiamo Vivino, che qui in Italia va tanto forte. Ieri leggevo un articolo sul Sole 24 Ore di una startup che ha appena chiuso un round importante, si chiama Etilica. Quello permetterà oltre 4.000 etichette italiane di esportare vino in Europa e poi allargarsi a confini extraeuropei. Però non fa parte di Amazon. E adesso quello che sta succedendo in Europa è, se non fai parte di Amazon, o meglio, se sei un e-commerce che non è di Amazon, cioè se non sei su Amazon, in qualche modo c'è una percezione che comprare su un e-commerce locale piuttosto che su Amazon sia meglio a livello di qualità del prodotto. Perché ci si mette più cura, perché ci si mette più zelo nel proporre il prodotto e ci si concentra su quello. E quindi si va a un e-commerce piuttosto che generalista, a un e-commerce più settorializzato, quindi più specifico rispetto a un prodotto. Mi viene in mente, che so, la Behringer di strumenti musicali, che è tedesca, che ha il suo sito web con poi tutti i rivenditori, e quindi lì hanno scelto una strategia di distribuzione diversa. Vendono anche su Amazon, però sono un marchio già molto affermato, ma vendono anche in tutti gli e-commerce di strumenti musicali in Italia e in Europa. L'altro giorno cercavo una chitarra classica, per rimanere in tema, su Amazon ce ne sono 5, sui e-commerce di strumenti musicali ce ne sono centinaia. Quindi lì la questione è: ok, deve nascere l'e-commerce per eccellenza per gli strumenti musicali? Se crescerà l'interesse verso questa categoria di prodotto, Amazon farà il suo settore per gli strumenti musicali? Quindi sono queste un po' tutte le cose. Poi, tra l'altro, volevo chiedere a voi, ma è vera questa cosa che se su Amazon vengono venduti i prodotti di AliExpress, di Alibaba, che magari si trovano già in Cina e non fanno altro le aziende che rialzare il prezzo, no? Quindi campando, come in americano si direbbe flipping stuff. Quindi io prendo un qualcosa a $1 e la rivendo a $2. Vai Alessandro, questo tu. Ce ne sono, più che altro lista da parte del venditore, quello che poi venderà al dettaglio la merce, trovare un prodotto di nicchia, un prodotto che magari non è tanto famoso e che può diventarlo. Un esempio lampante è stato qualche anno fa, durante il periodo di Natale, che c'era quel proiettore che sparava nelle pareti delle case queste luci laser per fare l'effetto insomma degli addobbi natalizi, che francamente non lo... Vabbè, lascia stare la mia opinione personale, ma comunque appena è arrivato sul mercato qua in Europa chiedevano anche 90-100 euro. In realtà poi è arrivato un venditore, due venditori, cinque venditori, 100 venditori, e si è abbassato notevolmente, quindi si può fare, sta...
dipende tutto poi dal prodotto che si fa a vendere, se c'è concorrenza, se effettivamente è un mercato ancora nuovo, se è un prodotto innovativo. Secondo me la differenza tra le due aree geografiche, l'Europa e la Cina, sta tutto nella logistica, secondo me. Perché l'esperienza d'acquisto è fondamentale per il cliente. E se di base la Cina ha una logistica molto capillare, molto organizzata, qualsiasi piattaforma che si appoggia a questa logistica cinese di fatto darà un'esperienza d'acquisto ottima al cliente, perché il prodotto arriva in 24-48 ore in tutta la Cina e sappiamo che la Cina è molto grande. Di conseguenza, quando è arrivata Amazon in Italia con la sua logistica, di fatto ha messo in difficoltà i corrieri nazionali, perché la logistica in Italia, per carità, consegnano in 24-48 ore dappertutto, però quando c'è un periodo di stress, fine anno, comunque periodi magari, certo, in prossimità di festività importanti, è chiaro che lì si vedono le lacune del sistema. Di conseguenza Amazon con la sua logistica è una spanna sopra altri, ed è anche per questo che eBay ne sta risentendo, perché effettivamente le aziende si appoggiano a corrieri privati per risparmiare, si appoggiano praticamente il servizio con altri, con dei consorzi. Cioè, faccio un esempio, c'è il consorzio logistica pacchi, non farò i nomi del vettore, però purtroppo si appoggiano a delle aziende private che con i loro 3-4 corrieri spediscono nelle varie zone, nei vari hub. Però questo porta ad avere in alcune zone consegne 24-48 ore, in altre zone consegnano in 10 giorni lavorativi. È impensabile consegnare, per me è impensabile consegnare da Veneto a Sicilia in 10 giorni lavorativi con Corriere Espresso. È una cosa impensabile. In Cina consegnano in 24-48 ore da nord a sud, è pazzesco. E basandosi su questa logistica, è chiaro che qualsiasi piattaforma, qualsiasi marketplace, questo problema non se lo pone, perché un cliente dice la logistica è uguale per tutti, do per scontato che il prodotto mi arrivi ovunque compri, quindi Taobao, JD, Tmall, qualsiasi piattaforma io scelga, comunque so che il prodotto mi arriva entro quei tempi ed è tranquillo. In Italia no, purtroppo, cioè l'unica garanzia resta Amazon come tempi di consegna, questo Prime. In Cina Amazon non ha sfondato anche per questo motivo, perché in Cina c'era già questo sistema. JD aveva già il suo Prime prima che Amazon lo inventasse. Infatti gira voce che Amazon lo abbia copiato per quanto riguarda la logistica e l'organizzazione. Perché di fatto, ripeto, il punto di forza della Cina è la logistica. È impressionante. Le consegne in giornata le fanno in aree geografiche che sono grandi quanto la regione Lombardia, perché comunque le città in Cina sono enormi e il fatto di avere una struttura del genere di base su cui appoggiarsi sicuramente è un valore aggiunto non solo per i marketplace come Taobao, quelli grossi, insomma, quelli che hanno le spalle coperte come dicevi te da Alibaba, ma anche da e-commerce piccoli che vogliono far conoscere la loro realtà. Effettivamente è una cosa, la logistica interna a loro è una cosa spaziale. Qui in Europa va a trovare un paese che abbia un livello del genere, perché nemmeno la Germania è organizzata in questo modo. Sì, oltre a questo, secondo me un altro fattore da aggiungere di riflessione sul perché comunque per l'e-commerce le aziende e quelli che vogliono vendere in Cina si riferiscono a piattaforme che già esistono, sia quelle più, diciamo, indipendenti come Pinduoduo, sia quelle più grandi come Alibaba, è anche dovuta al fatto che l'esplosione dello sviluppo economico in Cina è avvenuto in un tempo rapidissimo e dagli anni 90 c'è stata una percentuale di insoddisfazione per frodi o comunque prodotti fake, insomma, insoddisfazione generale è altissima, fregature altissime, e quindi c'è questa, diciamo, percezione, questo sentimento generale del pubblico, della popolazione cinese, che dà maggiore fiducia a realtà più grandi piuttosto che agli e-commerce di brand specifici o comunque
si invita gli e-commerce specifici, sono facilitati, diciamo, se aprono una loro flagship store su piattaforme come già esistenti, come Tmall, per cui loro hanno il loro negozio, però all'interno, diciamo, di un centro commerciale ufficiale più grande, proprio perché c'è stato, avendo avuto questo boom economico e rapidissimo, c'è stato questo fenomeno di sfiducia e anche perché comunque ognuno cercava di fare, no, i suoi interessi economici. E quindi anche per questo in Cina ci sono così tante realtà, diciamo, più strutturate piuttosto che la singola aziendina che apre tutta la sua struttura di e-commerce, proprio per questo motivo qui. Così ho cercato di unire un po', insomma, i due discorsi, no? Fra le varie differenze. Sicuramente la logistica fa tantissimo e fanno tantissimi incentivi, tra l'altro, visto che c'è JD che fa proprio una comunicazione spinta come brand riferito alla sua logistica, ma non solo come capillarità, ma anche come sostenibilità ambientale, cioè nel packaging, nei mezzi utilizzati, nella tecnologia, perché spingono tanto sui droni. Ho visto nel web video meravigliosi dove JD propone la sua spedizione con drone in zone remote della Cina. Non so se li avete visti anche voi, per caso solo io guardo queste Ho cose. visto che hanno un po' si copia vicenda con Amazon quando devono fare pubblicità marketing, perché anche Amazon aveva fatto pubblicità del genere con droni e con anche per quanto riguarda l'ambiente. Amazon ha annunciato che comunque, se non sbaglio, entro il 2040 tutti i furgoni, tutta la loro logistica dovrebbe essere ad emissioni zero o quasi, insomma, perciò questa è un'ottima notizia. È un'ottima cosa. Per quanto riguarda la logistica di JD, c'è sempre il rovescio della medaglia. JD dice: ok, puoi usare la mia logistica, ma solo per gli ordini JD. Quindi, se un'azienda vuole lavorare in multicanalità, come fanno tutti i brand, sa già che dovrà delegargli parte del magazzino a loro. Il fatto della logistica di JD, lì è da valutare, perché per esempio un conto è Amazon in Italia si sfrutta la sua logistica perché è affidabile e si prendono la responsabilità sulle consegne in giornata o comunque consegne rapide in 24-48 ore. Per quanto riguarda JD, dicono: ok, ti diamo una consegna rapida, ma se allo stesso tempo il Corriere Nazionale mi dà gli stessi tempi, a sto punto un'azienda cinese dice: mi conviene dare il magazzino a JD piuttosto che tenerlo in magazzino, tenere la merce nel mio magazzino, aprire su 7-8 piattaforme, quindi avere un solo magazzino e tanto i tempi di consegna sono quelli. Perché effettivamente ci sono aziende che fanno questa considerazione. Le uniche che JD sta cercando di corteggiare sono le aziende estere con degli accordi che faranno sui magazzini, sulle free trade zone cinesi, dove la merce viene stoccata senza pagare i dazi doganali, e poi quando esce da questo magazzino, JD prende la merce, i dazi e l'IVA vengono pagati in anticipo dal cliente, quindi poi c'è la consegna in giornata, la consegna comunque in un giorno o due. Però comunque vedo che sta cosa sta prendendo soltanto, non soltanto, sta prendendo per la maggior parte delle aziende estere, perché non hanno un appoggio in Cina su cui poter contare per la logistica. Allora a quel punto sì, un'azienda che viene dall'Italia, che vende vini, è chiaro che non avendo lì nessuno si appoggia a JD e vende solo su JD. Ma è chiaro che un'azienda cinese che vende giocattoli o che vendono altri scarpe o abbigliamento, lì ci pensa 2 volte prima di dare il magazzino a JD stesso, perché comunque il magazzino di JD c'è il lato positivo e il lato negativo. Il lato negativo della logistica di JD è che, come Amazon, decidono loro su resi, controversie, contestazioni. In Cina la tutela del venditore è quasi zero, detto in parole povere. Quindi sì, sono delle cose che un'azienda valuta. Conosco qualche azienda italiana che è stata contattata a JD per la logistica, ma non l'hanno sfruttata perché effettivamente non gli conviene, è penalizzante.
anche perché se sono prodotti deperibili, cioè prodotti che una volta aperti non si possono restituire, lì diventa un problema, perché come lo vediamo qui in Italia, con i furbetti di Amazon che acquistano e restituiscono la merce usata, rotta o addirittura non quella che hanno spedito, insomma, c'è la stessa cosa in Cina, solo che lì è molto peggio perché il cliente lì ha ragione, punto. Non è il cliente ha ragione se, il cliente ha ragione, punto. Funziona in Sì, questo modo. esatto. E tant'è che è veramente un disastro, Ivano. Tu hai mai acquistato su Express? Hai mai dato? Non so se ti è mai capitato, però per esempio a me succede, no? Quando acquisto le mie cinesate nerd, tipo Lego fake, robe così, su AliExpress. Ah, vabbè. Sono oggetti meravigliosi, d'arte proprio. No, finisci, finisci. Mi è capitato che, per esempio, non mi era arrivato ovviamente il prodotto in 30 giorni come c'era scritto nel sito, e loro se, ho scritto: guardate, non è arrivato il prodotto, vorrei semplicemente sapere a che punto è della spedizione. E loro non mi hanno neanche risposto, mi hanno direttamente inviato indietro i soldi che ho pagato senza farmi domande, quindi per dire che effettivamente, cioè, come a conferma di quello che Alessandro dice, è così, effettivamente. Allora, io mi ricordo che un tempo, ma penso sia ancora così, quando se uno vuole vendere su un e-commerce in Cina, molto spesso quando avviene la transazione, l'e-commerce si trattiene i soldi e poi una volta che arriva e quindi la persona, mi ricordo che ce n'era uno, non mi ricordo come si chiama, però io quando davo l'ok, sbloccavo i soldi e arrivavano al venditore. Questa era una cosa fenomenale perché questo qui mi permetteva di eliminare tutte le frizioni. Vabbè, io compro, in caso mi arrivano i soldi indietro, non c'è problema. E mi ricordo che io li facevo penare ai venditori che mi scrivevano: dai, mandami i soldi. Non ce l'ho, non ce... dai, mandami i soldi, mandami i soldi. E cioè, lì eravamo ai tempi, insomma, parliamo di 7 anni fa più o meno. E questo poi mi fa fare una riflessione. Su AliExpress sì, ogni tanto compro, però la mia discriminante è: se mi serve una cosa adesso, non compro su AliExpress. Oppure se la trovo solo su AliExpress, è impossibile. Scelgo la spedizione con DHL che mi fa arrivare la cosa in sette giorni, in sostanza. Anche perché c'è una post che è gratuito, ti arriva in un mese se ti va bene. Quindi, ma la maggior parte delle volte sì, non voglio dire nulla, non voglio scoraggiare a comprare su AliExpress, anche perché è comunque un e-commerce valido oggi. No, questo mi apre una riflessione, è una domanda che poi voglio farvi. Fino a qualche anno fa non c'era questa cosa che se tu hai bisogno di un prodotto, allora lo acquisti online, almeno qui in Italia, ok? Quello di cui parlo è questo. Fino a 10-8 anni fa, ma io per quello che ho visto, poi non ho dati alla mano. Ho avuto questa impressione che se non mi serve un prodotto, ok, posso pensare di comprarlo online. Parliamo di cose elettroniche, parliamo ecco appunto di un mini gadget, questo sulla base delle mie esperienze. Se invece ho bisogno di un qualcosa, soprattutto se poi lo voglio vedere, vado in un negozio dal vivo. Adesso invece questo, e poi soprattutto con questo tempo di pandemia, è totalmente cambiato. Quindi mi serve il dentifricio, ok, Amazon. Mi serve un pigiama nuovo, ok, Amazon. Mi serve che vi devo dire? Mi serve una latta di pomodori, Amazon. Personalmente il cibo non l'acquisto lì su Amazon, però per esempio c'è Amazon Pantry che è un ottimo servizio. Te ti fai la tua spesa, la metti là dentro, paghi a pacchi e ti metti la spesa programmata. Quindi tu gli dici ogni 7 giorni fammi arrivare questa spesa. E questo è fenomenale. Se io avessi una vita ultra frenetica, e spero di non averla mai, dove mi sveglio alle 4 del mattino e vado a dormire alle 11 di sera, e la stessa cosa poi magari farà la mia partner, e lì ci serve per forza qualcuno che al posto nostro fa la spesa e elettronicamente, automaticamente mi fanno arrivare la roba a casa. Cioè è una manna dal cielo.
Ancora meglio sarebbe se ci fosse un robot che cucinasse per noi, però ok, quello ancora bisogna aspettare un po'. E quindi questo per dire cosa? In Cina, dove io so che internet è considerato come un mezzo di intrattenimento specialmente, questa cosa dell'e-commerce, delle cose in 24 ore, è quello che ho appena detto. È successa la stessa cosa, cioè c'è stato uno shift tra io acquisto sull'e-commerce per intrattenimento a acquisto sull'e-commerce per necessità. E se questo paradigma di considerare internet come un mezzo di intrattenimento per la maggior parte dei consumatori cinesi poi sta cambiando appunto per questa cosa qui, e perché magari queste aziende stanno tentando con il loro brand di far considerare i cinesi internet come qualcosa di diverso, come qualcosa di utilitario, piuttosto che di mero intrattenimento. Ma il fatto è che l'acquisto online considerato anche, se si tratta di acquisti impulsivi o comunque di cose di poco valore, spesso diventa quasi come andare fuori a prendere il gelato, comunque come diventa, diciamo, diventa sì effettivamente intrattenimento, come un po' da noi alla fine. Magari tempo fa, prima dell'e-commerce, prima di comprare una stupidaggine, una cavolata, ci pensavamo 2, 3, 4, 5 volte e ci dimenticavamo perché non passavamo davanti al negozio, effettivamente, magari non si andava più davanti quel negozio, quella vetrina, quindi ci si dimenticava. Adesso invece si è tartassati dai social che sponsorizzano, da Google che stai cercando un prodotto e ti suggerisce una cosa. Poi ti trovi a strascico per settimane sempre lo stesso prodotto pubblicizzato su altre piattaforme, quindi alla fine te lo tengono sempre ricordato e lo vai a comprare. Stessa cosa funziona in Cina, perché alla fine quel prodotto là ce l'hai sempre in mente, quindi alla fine lo compri perché quasi te lo impongono, ehi, compralo, è lì disponibile, è lì per te, ti aspetta, è lì, è in offerta, manca ancora poco. Quindi alla fine lo vai a comprare, e la stessa cosa in Cina, probabilmente sono più fissati con probabilmente con l'acquisto impulsivo, perché comunque lì l'e-commerce è concepito in maniera diversa ed è molto più, come si dice, viene più utilizzato rispetto a noi. Io direi di fare così, siccome siamo già qui da mezz'ora, e perché non rispondiamo a questa domanda nella prossima puntata casuale di questa rubrica totalmente casuale dedicata all'e-commerce cinese? Ci sta, dai. Ci sta. Allora, niente ragazzi, è stato bello insomma chiacchierare con voi, mi fa sempre piacere. E ci vediamo al prossimo appuntamento totalmente casuale, quando ci sentiamo in chat 5 minuti, sì, ok. Parleremo appunto di questa percezione dell'e-commerce cinese, se sarà solo di mero divertimento oppure c'è proprio una che tipo di struttura ha. Così Ivano, devi aspettare la prossima puntata. Vabbè, aspetterò con ansia. Sto scendendo, sto arrivando. Ciao ragazzi. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao.